Buonasera e ben ritornati, nuovo appuntamento con Mondo Amaranto, sta per iniziare il campionato di Serie B femminile domenica prossima e allora ne parleremo tra poco con Elettra Fiorini, bentornata. Buonasera. E poi invece ritroviamo Giuseppe Forasassi, allenatore dell'Under 17 dell'Arezzo, bentornato, buonasera, e ci hai portato due tuoi giocatori che poi dopo andremo a conoscere. Allora, prima di parlare con Elettra, non posso non chiedere a Beppe ovviamente come stai vivendo, come state vivendo questa situazione dell'Arezzo, premesso che è stata difficile fin dall'inizio e quindi non so se poi alla fine c'è stato un cambiamento. No, noi eravamo abituati bene, fin dall'inizio abbiamo avuto delle difficoltà e noi continuiamo ad andare in campo. E fino a che ce lo permettono ci andiamo, ci alleniamo quotidianamente, quindi per noi onestamente dico la verità, non è che sia cambiato tantissimo. È chiaro che sai insomma che è una situazione un po' così che vive di equilibri molto precari. Speriamo intanto che si riesca a terminare il campionato sia noi che la prima squadra e poi vedremo insomma quali saranno le soluzioni finali. Certo, comunque dobbiamo fare i complimenti a tutti, ai giocatori, allo staff, perché comunque non è da tutti neanche rimanere e dimostrare questo attaccamento. Comunque, ma noi abbiamo fatto cioè, un'opera, diciamo che quest'anno abbiamo fatto un anno di volontariato e quindi servizio civile. Credo che molti di questi ragazzi, anche quelli che non sono di Arezzo, che vengono da fuori, ormai sono diventati aretini di adozione e quello che dico sempre a loro prima di andare in campo è di trasformare le difficoltà in motivazioni. Da questo punto di vista nessuno può essere più motivato di noi e quindi penso che se ce lo fanno finire questo campionato, insomma da qui alla fine qualche soddisfazione ai tifosi Amaranto possiamo dargliela in un anno dove le soddisfazioni sono state veramente poche, anche perché non per i risultati calcistici, ma per tutto il resto che è veramente ha del paradossale. Dai. Tra l'altro Orgoglio Amaranto ha iniziato questa raccolta anche per il settore giovanile, è stato detto più volte quando è stata presentata l'iniziativa l'Arezzo non muore, perché ovviamente è un po', ecco, anche c'era uno striscione, no? Non fate morire, più o meno diceva così, il sogno, no? Di chi ha iniziato a indossare la maglia dell'Arezzo fin dai più piccolini fino a quelli che appunto giocano nella Berretti, e quindi insomma il settore giovanile ha anche una motivazione in più rispetto poi, no? Certo. Alla prima squadra, che è ovviamente quella che traina tutto. No, quindi... io vedo che c'è grande entusiasmo soprattutto in questi piccoli calciatori che si susseguono lì all'impianto delle caselle, che si allenano dopo di noi, e quindi sapere che tutto domani potrebbe essere stoppato per problemi dei quali probabilmente se vai a parlare con questi bambini, con questi ragazzi, non riescono a comprenderli, è veramente qualcosa che speriamo non accada, dai. Ah certo, no, siamo ancora in ballo e insomma, tutto può accadere e si balla. Elettra, certo, è una situazione che fa male, che soprattutto perché poi no, si va a minarne anche quelle che possono essere le basi del futuro. Assolutamente sì, comunque sia, penso che c'aveva un po', c'era un po' piaciuto a tutti, no? A tutta la città, ora al di là degli addetti ai lavori, il fatto che comunque una società come l'Arezzo qualche anno fa avesse deciso di mettere su questo settore giovanile così importante, andando a cercare comunque tanti ragazzi anche del territorio. E ecco, il mio dispiacere ora al di là della prima squadra, che comunque l'attaccamento all'Arezzo per me è un attaccamento che viene da quando sono bambina, penso che insomma, quando mio zio, mio cugino tifavano l'Arezzo, insomma. Però al di là di tutto il grande dispiacere più che altro va per questi ragazzi qui, che credono comunque in un sogno, credono nel sogno di vestire questa maglia e nascono forse anche in vista delle belle cose che sono state fatte comunque negli ultimi anni, perché ne sono state fatte, con il sogno di poter giocare in questa prima squadra invece che magari nella prima squadra di qualche grande società di Serie A.
Questo insomma sì, fa male, e poi fa male vederli tutti i giorni comunque in questa situazione. Noi la condividiamo questa situazione alle caselle, quindi dispiace molto. Meno male che ecco, lo staff tecnico e tutte le persone che ci lavorano veramente a questo punto per passione, e i ragazzi quindi non sono soli, però. Certo, certo, quindi speriamo insomma già da mercoledì prossimo, forse da mercoledì prossimo no, ma comunque sicuramente qualche cosa in più forse lo si potrà capire di quello che potrà accadere. Noi ci fermiamo un secondo e ripartiamo tra poco, e con Elettra ci andiamo a proiettare per la ripresa del campionato, poi dopo invece con Beppe e i suoi ragazzi parleremo di questa vittoria dell'Under 17 sulla Fermana della scorsa domenica. Tra poco. Di nuovo insieme. Allora, Elettra, come sta la squadra, l'Arezzo femminile, in vista domenica? So che si gioca in un altro campo, al Dante, giusto? Domenica si gioca al Dante alle 15. E bene, dai, in fermento più che altro per la ripresa di questo campionato, perché veramente 3 settimane sono state tanto tanto lunghe. È vero che ne avevamo bisogno, forse in questo momento più che mai, per recuperare quelle che erano state le pesanti assenze, gli infortuni che c'erano stati proprio pochissimo prima della pausa. Quindi comunque sia ci faceva gioco in questo momento fermarci un pochino. Adesso sono insomma state recuperate i 2 infortuni che forse più ci avevano pesato, che sono stati quello di Razzolini e di Laura Teci, del capitano. Quindi siamo pronti per tornare in campo. Il lavoro è stato fatto in queste settimane, tempo anche permettendo, visto anche il meteo non è stato proprio favorevole, però le ragazze sono allenate magari anche in palestra, hanno fatto delle sessioni di allenamento in palestra, quindi non sono state ferme. Adesso ripartiamo da domenica. Non sarà facile, perché la sfida non è delle più facili, però di certo ormai l'obiettivo è quello: vogliamo arrivare a Pasqua, non ti dico con questa seconda posizione blindata, ma poco ci manca. Allora, intanto si era un po' completato il quadro, c'erano dei risultati che non erano arrivati, perché poi credo siano state partite recuperate successivamente. Ecco, vediamo sempre dal sito Tutto Campo quello che è l'ultimo turno mai giocato per l'Arezzo 2-3 settimane fa, la vittoria in casa del Molassano Boero per 3-2, Pisa Ligorna 1-3, Perugia 1 Torino 2, Lucchese Musiello Saluzzo 1-0, rinviata amicizia la Caccia Romagnano, Lavagnese batte Luserna 3-0, Fiorentina batte femminile Juventus Torino per 1-0. Quindi vediamo la classifica, che a questo punto comincia a essere più realistica, con la Fiorentina a 57, l'Arezzo a 48, Lavagnese 46, Novese 43. Quindi al momento Elettra, l'unica avversaria che possa, la Lavagnese, la Lavagnese, no? Che possa in qualche modo, e la Novese se dovesse rientrare nel terzetto. Sì, assolutamente. La Lavagnese deve comunque ancora scontare il turno di riposo, cosa che noi già quindi è una partita in più. Abbiamo già scontato, quindi la Lavagnese sì, è la squadra che forse ci ha dato un po' più di noia fin dall'inizio del campionato. Comunque è una squadra che noi abbiamo affrontato al secondo turno, e però abbiamo capito subito insomma l'importanza delle giocatrici che aveva, e anche soprattutto la capacità di giocare la palla, che è un po' anche la cosa che a noi ci permette sì di esprimerci, ma poi insomma trovare un avversario che è veramente al tuo livello. E la Lavagnese probabilmente è fra tutte la squadra che più si avvicina a noi, ecco. Quindi sì, sempre occhi bene aperti. Ecco, c'è differenza tra arrivare secondi o terzi? No, non c'è differenza. A noi questo secondo ci piace, sì, ecco, devo essere sincera. Preferiamo comunque arrivare davanti alla Lavagnese, però dovesse essere terzi non è un problema per noi. L'importante è accedere a questo girone unico. Quindi ecco, vorremmo che prima di Pasqua questa opportunità ce la fossimo già messa in cassaforte, non tanto comunque a livello matematico, quanto di essere tranquille, insomma, di avere un, visto che nelle ultime giornate tendiamo ad affrontare tutte le squadre che sono un pochino meno pericolose, ecco, vorremmo andarci con uno spirito un po' sereno a affrontare quelle partite lì.
Ecco, si diceva prima, no, di Razzolini, di Verdi, quindi recuperate? Sì, sì. Teci e Razzolini, Teci, recuperate. Sì. Ieri si è operata Giorgia Casula, ha fatto, quindi per lei ovviamente non, ne riparleremo magari il prossimo anno, però l'operazione è andata bene, quindi le aspetta una nuova primavera e una nuova estate in fase di recupero. Teci e Razzolini recuperate, penso saranno già in campo insomma da domenica, credo. Ecco, domenica, cioè, è un bel... i punti so cominciano ad essere pesanti, no? Sì, poi con il Livorno non sarà facile, perché il Livorno è veramente una squadra molto aggressiva, è una squadra veramente difficile anche da decifrare. All'andata avevamo chiuso il primo tempo in vantaggio 2-0 e poi siamo state riacciuffate, abbiamo pareggiato a Genova, quindi sì, siamo state riacciuffate nel secondo tempo. Tra l'altro loro hanno questa attaccante molto brava, Fracas, che insomma lei sicuramente dà noia davanti. Quindi ci vorrà attenzione, sì. Anche perché in ultima partita qualche gol in più è arrivato, no? Sì. Da subito intendo. Sì, no? Sì, giustamente sì. Però non, questa cosa non ci mette male, ecco, in questo momento. Sicuramente scenderemo in campo per prenderci questi 3 punti. Siamo molto contenti di poter tornare alla nostra routine nel campionato, ce lo dicevamo proprio ieri agli allenamenti. Insomma, queste domeniche a casa ci avevano un po' stancato, quindi... Anche perché la nostra sta abbastanza lunga, no? Che sì, arriva sempre stata, in questo periodo. Sì, è stata lunga. Noi devo dire soffriamo tantissimo quest'anno, sia chi sta in panchina, chi sta in campo e chi sta nelle tribune. Soffriamo in una maniera indescrivibile, ogni domenica è una sofferenza, però è un bellissimo campionato, sono emozioni veramente quest'anno che non vorremmo finissero mai. Speriamo che porti bene anche il campo del Dante. Speriamo, ecco. L'ultima volta non ha portato, no, tanto bene, perché ci abbiamo giocato in Coppa Italia il turno di ritorno della Coppa Italia contro appunto la Florenzia e insomma mi pare abbiamo preso 6 gol, una cosa del genere. Vabbè, era la Coppa Italia. La Coppa Italia, non ci interessava nemmeno più di tanto, però vediamo, non è un campo... ottimale. Sì, ho visto, ci sono passato proprio in questi giorni, ho visto a bordo campo che c'è un po' di pozze, eccetera. No? In questo periodo. In questi 2 o 3 giorni, quindi speriamo che da qui a domenica più o meno. Speriamo. Sarà, cioè, la destinazione anche per le altre partite o solo per... No, solo per questa, poi continueremo a giocare nuovamente al Giunti, solo che appunto l'Olmo Ponte aveva un altro impegno, quindi per questa settimana ci siamo dovuti aggeggiare così. Ecco, visto che a parte che ora l'Arezzo maschile avrebbe giocato di sabato con il Monza, quindi non ci sarebbe stata concomitanza, però visto che appunto il calcio maschile è fermo, invitiamo, ecco, magari anche gli Ustra, sì, perché comunque è sempre della... Noi ci farebbe molto piacere avere i tifosi. Non ci siamo nemmeno noi, siamo fuori. Voi siete fuori. Dove giocate? Poi ce lo dici dopo, ma diccelo subito. Arde. Con Racing? Sì, con Racing Fondi. Racing sotto Fondi. Roma, insomma, sotto verso Torvaiaica, vicino al mare. Sì. E quindi ecco, invitiamo gli ultras e magari sì, i tifosi dell'Arezzo a fare un tra salto. Tra l'altro, chiunque voglia venire, ora devo ancora capire come si sono ben accordati con la Presidente, ma credo che anche alla nostra biglietteria sarà possibile acquistare le tessere di Orgoglio Amaranto. Ah, quindi c'è questa bella iniziativa di raccolta, diciamo, di... Sì. Adesioni a, ci sono queste card tipo insomma tessere, non è una tessera telefonica, però insomma, per intenderci, delle, sono queste delle carte commemorative molto carine, tra l'altro, sì, molto carine. E quindi la possibilità insomma di contribuire a quella che ci auguriamo essere appunto la salvezza dell'Arezzo, e sperando che appunto poi Arezzo maschile e femminile proseguono insieme in questo percorso di crescita. Io, come era nato, sarebbe poi, no? Sì, come doveva essere insomma fin dall'inizio, quando abbiamo stabilito la partnership iniziale. Io ne sarei molto contenta, perché sono due realtà che alla fine portano in Italia gli stessi colori, e soprattutto in questo momento, specialmente da quest'anno che comunque stiamo insieme alle caselle, si vede, come ha detto anche Chiara la settimana scorsa, la nostra presidente, non c'è questa differenza tra maschi e femmine, bambine e bambini, il calcio è calcio indipendentemente da chi lo gioca, e in questo caso la maglia Amaranto deve essere onorata da tutti. Bene, allora in bocca al lupo all'Arezzo femminile per questo impegno. Ci fermiamo un attimo e poi parliamo dell'Under 17.
Eccoci tornati, Under 17 dell'Arezzo, insieme a mister Beppe Forassassi, ai suoi ragazzi, dopo andiamo a conoscerli. Allora, è tornata al successo la tua squadra, 2-1 sulla Fermana, che partita è stata? Ma è stata una buona partita. Non abbiamo cominciato benissimo perché insomma aspettavamo la Fermana schierata in un altro modo e quindi un quarto d'ora, 20 minuti li abbiamo impiegato per capire, per aggiustarci. Poi dopo ci siamo aggiustati un pochino meglio in campo e siamo riusciti ad andare in vantaggio nel finale del primo tempo con Milanesi e poi nei primi 20 minuti del secondo tempo abbiamo fatto bene, veramente bene, creando 4-5 occasioni da gol, facendo il raddoppio, colpendo una traversa con Sussi, ha fatto il secondo gol Zaccaro appena entrato alla panchina, quindi bene, no? Abbiamo fatto un buon secondo tempo e poi dopo abbiamo preso questo rigore stupido al 90esimo, 80esimo, tant'è vero che l'arbitro dopo che la Fermana ha fatto gol sul rigore ha fischiato la fine, non ha fatto nemmeno rimettere la palla al centro, quindi. Però è stata una buona partita. E come ti dicevo prima, insomma, da quando ci siamo trasferiti alle Caselle, forse dal punto di vista della qualità del gioco è migliorato. Quindi giocherete sempre alle Caselle adesso? Penso di sì. Se non ci sono grossi stravolgimenti, penso di sì. Insomma, forse la nostra squadra ha bisogno di un pochino più di spazio rispetto a quello che era il campo della nave di Castiglione Fiorentino. E forse sul sintetico delle Caselle si riesce a esprimere un pochino meglio. E effettivamente, insomma, la nave spesso era un pochino usurata, diciamo così. No, no? Magari campo, proprio le dimensioni del campo, forse ci stava un pochino stretto. E quindi abbiamo avuto qualche difficoltà in più. Poi dopo abbiamo vinto anche lì, abbiamo perso anche lì, non vuol dire. Però magari proprio come tipologia di partita, come qualità del gioco, credo che da quando siamo alle Caselle vada un pochino meglio. Una squadra, adesso rivediamo i risultati di questo turno, poi vedremo anche la classifica: Fidelisandria Siena 0-2, Casertana Gubbio 1-3, dal sito Campionando a Livorno, Viterbese Racing 0-0, San Baretese Battefano 2-0, Paganese 0 Bisceglie 2, l'Arezzo che ha vinto sulla Fermana e Teramo che travolge la Juve Stabia 4-0. Vediamo la classifica, dove a parte la Viterbese che ormai è andata in testa con diversi punti di vantaggio, si trova infatti a quota 46, Juve Stabia 36, ecco, qui da qui di fatto la classifica è veramente corta perché il Teramo è terzo a quota 34, ma vedete che in appena 4 punti ci sono ben 7 squadre, Beppe. Sì, ma no, campionato molto equilibrato da questo punto di vista. Noi possiamo che fare mea culpa perché abbiamo fatto una parte centrale del girone d'andata veramente molto buona, dove abbiamo fatto anche 4 vittorie consecutive, quindi eravamo arrivati a ridosso delle prime in classifica. Poi abbiamo fatto praticamente le ultime partite del girone d'andata e le prime di quello di ritorno, dove abbiamo fatto 4 sconfitte, quindi ci siamo un pochino complicati la vita. Probabilmente anche il cambiamento di assetto, perché è chiaro che poi dopo con l'inizio dell'anno qualche cosa è stato ritoccato nell'organico, adesso siamo, insomma, da 26 che eravamo, siamo diventati praticamente 19 e quindi è stato cambiato qualcosina, insomma, non ci ha lasciato molto tranquilli poi dopo le vicissitudini che abbiamo raccontato quotidianamente hanno sicuramente anche influito su quello che era l'umore dei ragazzi quando andavano in campo. Però, vi ripeto, credo che alla fine del salmo quello che tu ottieni nel campo è sempre quello che ti sei guadagnato e la posizione che acquisisci è quella che hai meritato. Quindi, certo, abbiamo buttato via 2 punti domenica scorsa perché a Gubbio vincevamo fino a 2 minuti alla fine e poteva essere un risultato in più che magari ci poteva avvicinare ancora, però mancano 6 partite, domenica andiamo a Fondi che è una squadra che tra l'altro all'andata ci ha battuto in casa, cercando di restituire il favore. Poi abbiamo 5 partite con 5 squadre che sono sotto a noi e con le ultime 3, quindi abbiamo la possibilità
di continuare a scalare la classifica. Se questo succederà, poi dopo lo vedremo strada facendo, come diceva Baglioni. Eh sì, anche perché insomma, davvero l'Arezzo se la può giocare questo accesso alla fase finale. Questo sì, no? Ti ripeto, forse le partite più belle che abbiamo fatto, secondo me quella più bella in senso assoluto è stata con la Viterbese, dove insomma, abbiamo perso 1-0 a Viterbo, ma abbiamo avuto un espulso dopo 5 minuti del secondo tempo, ci è stato annullato un gol molto dubbio, mi sono stati concessi 2 rigori contro, quindi tutti gli episodi sono stati proprio contrari. E è stata, secondo me, un'ottima partita. Con la Juve Stabia abbiamo pareggiato subendo il gol della rimonta poco dalla fine, quindi noi credo che adesso la partita la facciamo con tutti, in campo ci stiamo. È chiaro che poi dopo sai, vincere e perdere, palo dentro, palo fuori, spesso e volentieri è l'imponderabile del calcio, che è bello anche per questo. Poi è arrivata la bella notizia anche della convocazione del portiere Flavio Ubirti, convocato nella rappresentativa della Lega Pro Under 17 da ieri fino a martedì prossimo per la 47esima edizione del trofeo Arco di Trento Under 17. Quindi, sì, Ubirti è sicuramente un ottimo portiere, quindi ha meritato sicuramente questa convocazione, e questo non fa che dare lustro al lavoro del settore giovanile dell'Arezzo, quindi buon per lui, un po' meno per noi, siamo un po' in difficoltà in questo momento con i portieri perché non è un articolo di cui disponiamo in maniera esagerata. Non è che devi andare tu in porta, che anche se guarda, non è il tuo ruolo. Però ci sono stato oggi, penso che è stata l'ultima volta. Però qui abbiamo un portiere, sì. Non sbaglio. Vieni pure in piedi, ti chiami? Nappo Daniele. Allora, tu mi hanno detto che però lui è stato anche nell'Under 16. Sì, sì, lui è praticamente nell'Under 16, ora domenica però verrà con noi a fare una sgambata fino a Roma e poi dopo lo riportiamo a casa. Allora, raccontaci un po' di te, da dove vieni? Allora, vengo da Poggio Marino, in provincia di Napoli. Sì. E da quest'anno sono entrato nell'Arezzo Calcio. Sei arrivato da diversi mesi, però hai potuto giocare solo da poco, giusto? Sì, tesseramente è stato fatto all'inizio dell'anno. Sì. Da poco, perché comunque ho avuto problemi col tesseramento, sì, per il cambio di regione, sì, tutte queste successioni, anche perché comunque diciamo che c'è stata questa divergenza del fatto che abito in Umbria mentre gioco in Toscana. Ah, quindi un po' vieni da Napoli, sei in Umbria ma giochi in Toscana, quindi è un po' complicata la famoso triangolo delle Bermude. Senti, a Napoli che dove giocavi? Giocavo in una squadra chiamata La Cruz. Sì? Dove facevo regionali e la scuola di selezione. E poi l'Arezzo com'è nato? Sei stato notato? No? Sì. Prima dell'Arezzo sono entrato a far parte di una società di Arezzo, sì, cioè la Tuscar. La Tuscar. E strada facendo, l'Arezzo comunque durante l'annata mi ha visto giocare e dopo un po' di tempo sono andato a provare con loro e facendo questo alla fine mi hanno preso quest'anno. La prima partita quindi l'hai fatta con l'Under 16, giocata proprio? Giocata proprio ancora no, perché no. Ero infortunato, diciamo. Ah, è infortunato? Sì, e quindi ero stato convocato e la prima partita fu a Caserta. A Caserta, sì. Ok. Quindi ora domenica lo mandi in porta? O ancora c'hai... È a disposizione. A disposizione. Sarà lui e Basile, poi vediamo da qui alla fine. Comunque giocherà anche lui sicuramente da qui alla fine. Bene, grazie. E andiamo da... Ti chiami? Carrara Diego. Sì. Vengo anche io da Napoli. Non si sente. Questo è il mio primo anno qua da Arezzo. Sì. Sono stato anche selezionato l'anno scorso dopo vari provini. Eri già qui anche tu come lui o eri... Sì. Sempre in Umbria. E quindi poi sei arrivato... È un covo di napoletana. Diego, poi immagino in onore di Maradona. Che uno che è nato nel 2001 a, sì, Napoli, l'abbiano chiamato Diego. Così, secondo te come mai? Come... No, una cosa che volevo dire, sì, è che questi due loschi figuri che sono, sì, alle mie spalle, sì, sono ad Arezzo, sono qui ad allenarsi con noi dal 7 di agosto.
pur sapendo fino all'anno nuovo, quindi a gennaio, dopo che hanno potuto fare il famoso tesseramento, che potevano soltanto allenarsi senza giocare. Quindi quando parlavamo all'inizio di passione di questi ragazzi, e riferendoci anche allo striscione che è stato attaccato lì, sì, all'impianto delle caselle, ecco, io credo che tanta gente che nel calcio c'entra per interessi che noi, io perlomeno non riesco a capire, perché secondo me il calcio è relativo soltanto al terreno di gioco, sì. E quindi dovrebbero veramente ogni tanto venire a parlare con questi ragazzi per capire qual è la passione che prova un ragazzo che parte da Sansepolcro per venire a fare allenamenti ad Arezzo tutti i giorni o quasi dal 7 di agosto, sapendo per 4 mesi che lui non poteva nemmeno scendere in campo. Quindi di che stiamo parlando? Di che stiamo parlando? Il calcio è un'altra cosa. È un'altra cosa. Cioè, non fa parte di tutte queste storie che sentiamo dire ormai da troppo tempo. Io sono perfettamente d'accordo con Mr. Pavanel su quella che è stata la sua intervista. Cioè, il calcio è un'altra cosa. Il calcio è fatto della famosa erba tagliata, che soltanto noi, penso, conosciamo quell'odore, anche se non vediamo che cos'è, no? Quindi, ecco, questi due ragazzi sono due di questi ragazzi, per cui è per loro che bisogna fare qualcosa di serio, di positivo, perché io credo che anche ad Arezzo si possa fare calcio in una maniera a misura d'uomo, cioè se non si riesce a fare la Serie A si proverà a fare la Serie B, se no la Lega Pro, ma in una maniera seria, per rispetto di questi ragazzi che hanno il sogno, e loro l'hanno avuto per 4 mesi, il sogno di mettersi la maglia con lo stemma del cavallino sul petto. Ecco, come sono stati questi mesi, appunto, sapendo di non giocare, di non poter giocare? Vabbè, sono stati mesi duri, che però poi abbiamo superato dopo facendo l'esordio e tutto questo. Quindi l'esordio l'hai fatto dove? In casa. Con la casa, e che emozione è stata? Un derby per te poi, tra l'altro. Poi abbiamo vinto, sicché... Quindi insomma è una giornata da ricordare. In che ruolo gioca lui? Lui è un difensore, sì. Un difensore centrale oppure terzino atletico pericoloso avanti. Quindi insomma, double fast. Beh, insomma, hai detto delle belle parole, e ti trovi bene qui ad Arezzo? Sì. Compagni, città, tu stai sempre in Umbria però? Sì, sì. Okay. Ma si trova bene, anche perché li mena tutti a allenamenti. Lui? Sì, che... si borda? Bene, grazie, complimenti, ovviamente questi sacrifici saranno ripagati, insomma, magari in questo finale di campionato. Beppe ne terrà conto. Io mi auguro che... No, beh, sai, Beppe ne deve tenere conto come devo tenere conto di tutti, certo, gli altri, perché credo che un gruppo di ragazzi... Io tutti gli allenatori sento dire che hanno un gruppo splendido, magnifico, però tutti quelli che sento dire che hanno un grande gruppo prendono centinaia di milioni. Questo è un gruppo splendido, questo è un gruppo che non prende soldi, anzi, tanti genitori si sono dovuti sobbarcare l'onere anche delle trasferte, perché all'inizio era così e quindi la difficoltà c'era, specialmente quando vai a giocare a Caserta, a Pagani, a Bisceglie, cioè, che siamo secondo me fuori di testa per mandare l'Arezzo in queste condizioni a giocare a Bisceglie, a Monopoli la settimana prossima credo ci vada la 2003, quindi. E per cui questi hanno la passione per il calcio, sono riusciti ad arrivare ad Arezzo. Quello che gli dico sempre io prima della partita, quando ci ricordiamo da dove veniamo, è che c'è tanti ragazzi che vorrebbero mettersi la maglia dell'Arezzo. Loro sono dei fortunati, anche se magari sono capitati in un'annata dove le difficoltà sono tante, però noi cerchiamo di trasformarle in motivazioni, e se ci riusciamo, non c'è gente più motivata di noi in campo, sta tranquillo, questo è poco ma sicuro. E insomma, questo amore per il calcio, quello vero e appunto disinteressato. Io ti dico la verità, io non sono mai stato nell'Arezzo come giocatore, sì, anche se ci sono state 2 o 3 possibilità che poi dopo sono sfumate, probabilmente perché non ero all'altezza a quei tempi di fare o la Serie C o la Serie B. E ho sempre inseguito il sogno di giocare, far parte insomma della squadra
che della città che praticamente mi ha adottato a 20 anni. Essere riuscito a diventare allenatore di una squadra del settore giovanile dell'Arezzo mi ha dato tanta soddisfazione che non mi fa vedere nemmeno tutte queste grosse difficoltà. Io ho detto a loro, quando abbiamo saputo quello che era successo, noi andiamo avanti. Se sarà il caso di comprare le maglie, compreremo le maglie. Se sarà il caso di andare a fare la trasferta, come è successo a Gubbio, con i genitori, andiamo con i genitori. Mangiamo regolarmente prima della partita tutti insieme, tassandoci, perché è così. Ho detto non vi fate tassare sempre il mister, perché non me lo posso permettere. Però andiamo avanti fino a che qualcuno ci dirà no, smettete. Poi dopo ci dovranno spiegare anche perché dobbiamo smettere. Sì. E questo diventerà un pochino più difficile. Quindi è un gruppo di ragazzi splendidi, ti farei vedere con che voglia, con che divertimento, con che impegno si allenano, e questo probabilmente li ripaga di tanti sacrifici che hanno fatto. E sono sicuramente un esempio che forse andava anche ascoltato a fondo, sai, questo permettici, Fabio, di dirlo, lo so, però secondo me certi personaggi queste cose non le hanno mai provate, perché credo che tanta gente che parla di calcio, che parla di interessi, che parla di acquirenti fantomatici che poi dopo spariscono come la neve al sole, ma visto in questi tempi l'abbiamo anche avuta, e la sensazione di mettersi la maglia dell'Arezzo addosso, o comunque di una squadra alla quale appartieni, non l'hanno mai provata. Ecco perché probabilmente diventano molto più difficili fare le cose per bene, fare le cose normali. E poi tutti parlano di settore, la prima cosa che dicono, chiunque arriva, è il settore giovanile, ci tengono proprio particolarmente. Ci prendono nella maniera giusta. Tutti quanti se investono nel settore giovanile. Quante volte la io penso con la macchina ci investo. Se non stiamo attenti attraverso la strada. Grazie davvero per queste parole a mister Beppe Fogassassi, grazie a Elettra Fiorini, ai tuoi ragazzi, buona serata.